Questo è un pezzo molto particolare che dedico a Maria Luisa Jacobelli, ben inteso. Massima stima per lei, che vorrei intervistare, massima stima per il papà. Idem, anzi, sopravvive una mia intervista a lui. Ma vedete, 1 dicembre 2021, poi controlleremo, lei era già pubblicista, o stava per diventarlo, poi controlleremo. Ora, il senso di questo è uno solo. Mi pare singolare, ma discutibile, singolare, ma pertinente. Il mondo non è solo dei bellissimi, ok? Il nudo femminile è arte, soprattutto quando c'è un supercorpo come quello della bellissima, affascinantissima Maria Luisa. Jacobelli, guardate, quello di un uomo, specialmente di un giornalista. Siamo giornalisti entrambi, ok? Lei è una dea della bellezza, tanto di cappello, ma io ho fatto il video che mi viene contestato, è stato online per poche ore, in risposta agli haters e in risposta alla differenza, cioè a com'è la società italiana che privilegia tantissimo a tutti i livelli, specialmente in TV e dintorni, chi ha un impatto visivo su per l'empatia, eccetera, eccetera. Conta solo quello, non conta la competenza. Ok? Ci sono persone televisive e altre no. Ci sono, ecco, ripeto, massima stima. Ma se una donna del fascino, del successo di Maria Luisa, vediamo se riesco a vedere qualche altra foto accattivante. Foto backstage. Se, vediamo, forse. Non vediamo, forse. Eccola qua. Una di 29. Eccola. Zoom. Vediamo se. Oh, meglio così, eh. Allora, se Maria Luisa è questa, io ho diritto a fare autosatira per evidenziare contro gli haters e per una cosa che è importante sul piano psicologico, guardate, ovvero l'accettazione, accettare il proprio corpo. Io lo accettavo anche quando ero molto grasso, magari ero di umore peggiore di adesso, vedete? Allora, massima stima nei confronti di Maria Luisa, che sta vivendo una splendida carriera, ma anche il diritto, lei è pubblicista, ha qualche dovere in meno, diciamo, sul piano deontologico, un professionista ci sta che ne abbia di più, ma un professionista sul proprio giornale, dove lavora gratis a proprie spese, dove viene discriminato giorno e notte. Non mi si dà la parola, non mi si accredita con una marea di scuse, semplicemente perché le domande vengono concesse ai massimi livelli, in qualsiasi contesto politico, sociale, eccetera, eccetera, solo alle testate importanti. La nostra è considerata un blog, mentre è il contrario. Domande troppo particolari, troppo nazionali, troppo presuntuose, no? Ecco. Parliamo di una delle donne più belle d'Italia, che ripeto vorrei anche intervistare magari proprio su questo. Io mi batto contro il body shaming, mi sono battuto in questo modo, mi batto contro la discriminazione in base al corpo, all'aspetto fisico, mi batto contro gli haters, i quali haters godono soltanto nel vedermi fermato, eccetera, eccetera. Mi batto contro la discriminazione che subisce la nostra testata in troppi contesti, una delle poche testate in possesso del rock. Poi quando arriveranno tanti colleghi, tante testate a prendere rock, sarà un discorso diverso. Uno dei pochi siti, meglio. Ok, ecco. Con tutto il rispetto per Maria Luisa, vedete? Vedete quanto è prorompente? Ecco.
scusate perché va via, torna, scusate, ma non ho il calendario. Mi ha colpito. No, questa è Antonella Mosetti, scusate, che non vorrei mai. Maria Luisa Jacobelli, vediamo se riusciamo ad andare al successivo. No, sono le stesse. No, questa era eBay. eBay, non oggi, vediamo se riusciamo. Oh, visualizza immagine. Questa, vedete? Questa, vediamo se andando quello successivo, no, torniamo oggi. Oggi, subito, vedete, Farnell, vedete? Vedete? Ecco, sì, qui ecco, adesso chiuda tutto. Allora, perché io? Perché è giusto così? È una battaglia per la vita, non è una battaglia di esibizionismo come pensa Gabriele Maio. Che senso ha? Che senso ha? Non ha senso farla in maniera, cioè non avrebbe senso. Che esibizionista, io ho raccontato dei locali, non sono per me. E Salvo Sottile ne ha raccontati 23, ok? Poi ciascuno vive il suo corpo, la sua sessualità, come vuole, vedete? Ecco, non servono aggiunte, vero? Beh, allora questo, ritorniamo sempre qua. Allora, devo andare avanti? Il nudo non può andare su YouTube? Potrebbe darsi che questo video venga bloccato appunto da YouTube. Ne faccio un uso ultra giornalistico, ammesso che sia lei, ma credo sia lei. Ok. Speriamo che si apra bene. No, non si apre bene. Sono rimasti bei, vedete. 99 euro. Vedete, vediamo. Oh, vedete? Ok. Bene. Ok. Può una giornalista pubblicista? Allora, perché io dico questo? Io, il mio. Ma posso scherzare, posso fare un'autoironia su di me? Mi pare di no, eh? Mi pare che chi mi ha fermato, con tutto il rispetto, ribadisco la gratitudine al dottor Claudio Santini per avermi concesso, dopo comunque che si era già occupato di me, la sua immagine, la sua storia. Volevamo quella foto. No, 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 no. Eccola. Sì, però. Eccole, eccola. Allora, il punto è uno. La differenza fra uomo e donna è sostanziale, ma la differenza fra giornalista e pubblicista e professionista ci può essere, ma non è tale per cui una donna, una bellissima possa, debba evidenziare le sue forme da urlo, non lo dico io, mentre un giornalista che è 107 kg per una marea, adesso sono sceso a 85, non può farlo perché urta la sensibilità di qualcuno. Mai avrei avuto questo tipo di intenzione, volevo solo far riflettere, battagliare in maniera sintonica contro gli haters, contro le persone che dicono tu sei un gay, tu sei culano, come dice una persona della quale dovrò parlare, eccetera, eccetera, eccetera. Tu sei gay, tu con tua moglie non fai nulla, eccetera, eccetera. Stasera parlavo con una collega, mi diceva, ma non ho neanche sentito, dico, racconto la vicenda. Allora, che differenza c'è fra questo e il corpo sfatto di Vanni Zagnoli? Punto. Io non vedo una grande differenza. Certo, questo è esaltazione della femminilità, è una delle donne, credo, più belle nella storia d'Italia, più seducenti, più affascinanti, però è soprattutto una giornalista. Ok, e chiedo scusa a lei, naturalmente. Forse ero già passato da qua, non ricordo. Ecco, vedete, no, forse no. Non so neanche quanti siano. Ah, 44, ok. Vedete, tutto questo è davvero arte. Però, vedete, può
può una giornalista pubblicista diretta alle 8? Non lo è, per esempio. Ok? E dico questo con il massimo del rispetto, ma io credo che dobbiamo farci delle domande come categoria. La mia protesta, curiosa, improvvisa, giornalistica, una provocazione giornalistica. Io non ricordo neanche perché nel 93 Luciano Benetton si spogliò, si è rispogliato quasi all'epoca completamente. Ricordo una battuta di Andrea Fiori a Carlino Reggio sui centimetri. Chiese a me se ero come lui.